Hello Riders e benvenuti dal vostro Mad Horse. Oggi siamo in sella alla Z900, l'ultima nata tra le Z della Kawasaki. Nel 2017 è uscito questo modello, che poi ha subito, diciamo, costanti aggiornamenti. Oggi la proveremo in diversi contesti. Uno appunto è sul raccordo barra autostrada, dove ovviamente il vento già a 130 ci sta sferzando abbastanza, ma è una naked con un gran motore. Allora devo dire che a velocità da codice l'aria non dà per niente fastidio, ovviamente un minimo si percepisce, però non è quell'aria che ti sbatte da una parte all'altra e ti scuote. Comunque c'è un buon lavoro di deviazione del vento, almeno dalle forme della moto. 125 cavalli, quindi una potenza, diciamo, discreta, si ottiene quando il motore inizia ad urlare a 9500 giri. Non tralasciando il fatto che questa moto ha una coppia massima di 98 Nm e anche, diciamo, partendo da un numero basso di giri, basta ruotare un po' la manopola e come potete vedere ci proietta nell'iperspazio. Veramente una bella sensazione di stabilità, è piantata. Sono convinto che si porti veramente bene anche nel traffico quello bello congestionato. Gli ingombri, diciamo, non sono così marcati. Ovviamente non è una moto piccola, il serbatoio è bello imponente e la struttura è grande. La sensazione di agilità è assurda. La frenata, anche diciamo in caso di emergenza, è abbastanza discreta. Questa non era un'emergenza, l'avevo visto, però per farvi capire che buon mordente che ha il freno. È tipico da giapponese, l'impianto Nissin a 4 pistoncini lavora bene e non mette mai in difficoltà. In alcune situazioni secondo me potrebbe avere una piccola mancanza di mordente, però nell'insieme insomma è funzionale. La cosa che mi sta piacendo è l'erogazione molto lineare e questo devo dire che è un punto a suo favore, visto che comunque questa moto non ha controlli elettronici. Questa è veramente la moto perfetta per divertirsi in città, proprio una vera fan bike quasi, di un'agilità fuori dal comune. Questa agilità è merito anche del telaio, che comunque è stato completamente rivisto. Infatti questa Kawasaki ha un telaio a traliccio che sfrutta il motore come elemento portante. Questo gli famoso specchietto se lo meriterebbe. E questa cura, diciamo, ha aiutato l'agilità perché ha tolto tantissimi chili. Basti pensare che la versione, insomma, della Z800, quella precedente, pesava ben 229 kg, mentre questa versione qua siamo a ridosso dei 210 kg, quindi c'è stata una netta cura dimagrante. Il traffico di tutti i giorni delle grandi città ve lo divorate proprio. Il motore purtroppo a causa dell'Euro 4 è un pochino soffocato in termini di suono, anche lo scarico di serie non restituisce quella cattiveria che poi questa moto sprigiona. La strumentazione è molto compatta, se così vogliamo chiamarla. Ci sono, diciamo, le informazioni vitali, conta giri, conta chilometri, l'indicatore della marcia. Utile anche per chi, diciamo, è da un po' che non sale in sella o per i neofiti, anche se magari i neofiti è meglio che si fanno un po' di trafila tra quella da 95 cavalli, magari depotenziata a 48 per chi inizia con la patente a 2, che poi la ripotenzia e c'ha comunque 95 cavalli arrabbiati, ma non furiosi come questa qua. Non affatica anche gli spilungoni come il sottoscritto, che anzi alloggiano le gambe molto bene. Si può usare tutti i giorni per fare il tragitto casa lavoro e poi per andare sul passo con gli amici a portare la giusta dose di scompiglio. Vedete perché in strada non si può camminare, ca? Io perfettamente nella mia corsia, però ti ritrovi lo specchietto dei SUV e non stavo a fare nulla di particolare, eh. Cioè, stavo solo andando un pochino più allegro. Mentre ci apprestiamo ad andare nella zona curvosa, sciorriniamo un po' di dati. L'anteriore forcella a steli rovesciati da 41 mm, che è settata, diciamo, di per sé abbastanza rigida. Blocchetti piccoli ma ben curati in puro stile nipponico. Abbiamo il comando delle quattro frecce, lampeggio, freccia e clacson. Mentre a destra un semplice pulsante di massa e ovviamente quello dell'avviamento. Non ci sono mappature, appunto. Questa moto non ha elettronica né mappatura di sorta. La mappatura la fate col polso destro in stile vecchia scuola. Comunque in città promossa proprio non a voto pieno ma di più, e in autostrada barra raccordo anulare ovviamente no, ma perché non ha protezione aerodinamica. Diciamo che con questa moto le buche comunque, nonostante è tarata abbastanza bene, è un compromesso tra guida sportiva e morbido, è meglio non prenderle. Arrivano belle botte così su braccia, gambe, schiena. Ricordiamolo, moto da 18 km con un litro se non si esagera con la manopola, ma ovviamente con questa moto la manopola vi viene da ruotarla automaticamente.
Comunque la cosa bella veramente, vi mettete a 130 un filo di gas appena, cioè io proprio la manovra la sto tenendo per dire. Complimenti vivissimi a Kawasaki per aver rinnovato la gamma Z, secondo me con un prodotto sempre all'altezza del nome che porta. Un ringraziamento è dovuto a Boccia Moto per avermi fornito questo gioiellino di ingegneria nipponica, ricordandovi che al momento questa moto in promozione 8.490 finita, mi sa, pure con la messa su strada e tutto. Poi andate dal vostro dealer di fiducia, possibilmente da Boccia Moto. Allora, cari cavalieri e non, fatemi sapere cosa ne pensate di questa recensione, soprattutto a chi ha questo modello di moto, se ha qualcosa da aggiungere a quello che ho detto, ovviamente è sempre il benvenuto, forniamo un bel servizio feedback a chi magari è intenzionato ad acquistarla ex novo. Ricordatevi quindi di lasciare appunto un commentino qua sotto, facendomi sapere cosa ne pensate di questo test ride. Ricordatevi inoltre di iscrivervi al canale per restare aggiornati sui miei successivi caricamenti, e se vi va spargete la voce con i vostri amici, condividete questo video e lasciate un bel mi piace se lo avete apprezzato. Per il resto noi ci vediamo in un prossimo video, un lampeggio dal vostro Mad Horse.